Vedibile. Ma fu. C'è qua sopra. Ma dai, no, non te ne piazza. Culo. Piaciuta sta qua. Minchia.
Ma non è che no, me lo, cioè non è, non sto facendo una roba tipo no, no, nel senso sto andando avanti nella mia esplorazione libera e basta. Non sto facendo tipo ah, vado là perché quello mi ha detto sta roba criptica. Mi sto guardando, li prendi a caso, cioè, a caso, cioè, sto giocando a caso. Cioè, andando ci cioè, vai nei posti. Sì, se vedo qualcosa, cioè se vedo qualche, se vedo qualche NPC, qualche cosa ci io parlo, o se è qualche cosa di... Cos'è sta roba? Ma cos'è, coltello? No, no, coltello. Vabbè, no, diciamo sì, ma non così. Sì, ma no. Sì, ma non così tanto. A questo punto, scusate, qua dall'equipaggiamento questa la posso levare, serve più in cazzo. Però diciamo che devi guardarti molto bene intorno, ma ripeto molto bene intorno. Per esempio adesso io ho sbloccato, io potrei già andare giù a fare la perché ho sbloccato il punto, solo che sono ritornato al castello perché c'era un'altra zona ancora, erano due e sono andato direttamente in una, sto facendo l'altra. Ma che cazzo ha fatto? Di attacco ha fatto questo? Qua uno deve guardare proprio nei posti che sembrano in zona questa cosa. Minchia, questo
Vaffanculo. Ha rotto il cazzo dopo un po'. Hai rotto il cazzo. Allora, eccola qua. C'era l'altra parte. Ok, questa dovrebbe essere l'ultima zona del castello. Io lì non mi intrometto, vediamo che cazzo va. Animali saggi? No. Ma questa nebbia tipo non si fa, l'ho vista anche da un'altra parte. Ah, ecco il faccio che va. Io me lo devo ammazzare. Anche questo suggerimento di dire quando si apre una cosa, no? Sì. Non so se mai la... Se tu senti rumore, capito, ma non, non sai cosa sì, sia. Su queste cose è andato un po' più incontro a... Forse è un open world. Però dire che da qua al fatto che si sia semplificato, dai... Pietra della memoria.
prenderli, se no ti muoio. E queste muoio. Anche se la potevo. Ah, la devo usare? Oggetti essenziali. Ah, è un oggetto che ha, perché prima era deducente. Gli stregoni che vediamo sono qua. Al villaggio degli stregoni, quello devi dare. Quando alcuni ho il promento della luna nera che domina la città eterna. Un'altra di questa torre e di questo passaggio col sigillo l'ho trovato là nella zona rossa. Già sono là. Thank you.
battuto il boss con una forza devastante. L'ho battuto, capito? Con una forza devastante. Devastante. Ora i rossi quando...
Sì. Sento silenzioso. No, sono soddisfatto della mia formaggio. Della mia prova di stasera. Sono soddisfatto della mia prova di stasera perché ho completato adesso tutto il castello, ho fatto tutto il giro che dovevo fare. E stavo giracchiando proprio in giro beatamente, credo, senza... Sì, sì, no, tranquillo. Allora, perché c'eri andato tranquillo? Stai tranquillo, sì. Allora, intanto devo andare... No, stavo controllando se avevo fatto tutto nel castello, ma non c'è... c'è altro, e allora dovrei andare qua. Ho finito tutta l'area sotto, tutta, ho esplorato tutto, anche queste qua che sto facendo, ho esplorato tutto. Ma ma no, ma no, ma niente. Vedi perché non devo. Non vedi perché alla fine non le seguo neanche le queste, tanto finiscono sempre al solito modo. Ma non per. Non per conto mio. Cioè non sempre. Più due.
Lasciatemi stare. Devo fare una cosa. Non vi voglio rompere il cazzo. Lasciatemi stare anche a me. Via. Via dal cazzo. Sì, spara le freccette del mezzo. Devo fare una cosa, voi sparatevi, fatevi tutto quello che volete. Via. Okay.
No, invece una cosa che mi è successa più volte è stato che mentre combattevo proprio schiacciavo l'L3 e mi si accucciava mentre combattevo. Ah figo, ti rinasco. Sì. Cazzo.
spavento, affanculo. Un altro posto di infatti. Proviamoci. Ecco qua. Morto con un po'. Ma sono in un posto dove avevo già capito. Avevo già. Infatti ho azzardato un po'. Ok, so che è un posto da. So che era un dungeon particolare, ma avevo immaginato, avevo intuito.
castello. Allora quello che hai fatto è il castello di Morno. Questo mi sa che è uno di quei boss di cui si, ci si lamentava. Cioè, questo, questo qua l'hanno fatto come, un po' come, come sfida o roba simile, perché a parte che è un'esagerazione, qua veramente c'è un'esagerazione. Quello che ti ha ammazzato con un colpo? Sì, ma non è, non è il fatto che ti colpisce con un colpo, è proprio tu non puoi fare più niente. Lui ti prende con, cioè ti, ti fa il, la presa? Il colpo, la, la presa con la bocca e ti uccide, basta. Cioè tu non puoi più fare niente, capito? Non è, non, non puoi pararlo, non puoi fare niente. Ed è un mostro enorme in una grotta piccola. No, peggio questo, peggio. Non capisci un cazzo. Capisci un... No, non capisci niente. Io? No, non capisci niente mentre, mentre fai la, il combattimento, perché è troppo lo, lo... Lo spazio è troppo piccolo e questo qua fa dei movimenti troppo articolati, no? Quindi anche, non riesci neanche a capire cosa fa. Che roba è quella? Minchia, mi dovrei mettere quella là stealth.
ne hai trovate pareti illusorie? Un attimo, sì. Niente! Non si capisce niente! Niente! È completamente... è tutto a caso, sta battaglia è tutta completamente a caso. Non si capisce un cazzo. E con la telecamera? È troppo grosso. Sì. Troppo grosso, che cazzo fai? È troppo grosso in poco spazio, ma come cazzo fai? Impossibile questa. Questo è stato fatto secondo me apposta. È un opzionale. Questo è stato fatto apposta per... tipo per creare la sfida ai veri pro di sti cazzi. No, ma è proprio una questione, non è il fatto sai di danno. E come proprio è stato concepito che boh. Mi fa via. Eppure danno glielo faccio in testa, solo in testa, però. In testa glielo faccio.
morto di nuovo. Ma qua il problema è che neanche, t'avevo pensato, neanche le magie possono fare, anzi, qua proprio con le magie muori immediatamente. Sì? Sì, sì, subito, qua ci vuole il tank in stile Monster Hunter, secondo me. Con il martello, penso col martello con l'attacco speciale, sai, con gli incantesimi e tutte queste cose qua, potenziato all'inverosimile, perché devi fargli... Devi fargli una serie di colpi per buttarlo. Per buttarlo giù, che non gli devi neanche dare l'opportunità di tirarsi su. Dopo un'ora sono arrivato dove volevo andare a lui. Naturale, corre.
Ma ci devi venire a tornarci tra una decina di livelli e con le armi da Monster Hunter. Dove passa quello cadono i muri. Madonna, oh, vedi che quelle cose sono pazzesche? Cosa? Praticamente mi sono messo l'ampolla, quella là chiodata, potenzia brevemente gli attacchi caricati, più il talismano, quello che potenzia gli attacchi caricati, cioè tutte e due in combo a questo qua grossissimo. E invece come fai a mettergli l'incantesimo alla spada? Beh, dici la cenere? Sì. Ah, devi avere la cenere. Però quel tizio sotto nella spiaggia, che cos'è che aveva lasciato già? Gravitas. No. Quello sulla spiaggia è Gravitas. Quale dici sulla spiaggia? Quale spiaggia? Dietro la chiesa iniziale. Tu dici quel pezzettino, no? Che dice lui? Mm-hmm. Il Gravitas. Però la rende magica. In effetti è buono. Quello che volevo vedere. Ma quello che. Ma che cos'è? Un talismano? Non lo trovo più, dove cazzo. Ah, qua. Ceneri. Quello lì volevo provare. E già lo vedi quando è che scheletro. Ovviamente ancora ce l'hai bassa la... Magari. Ho trovato un bastone. Beh, tu penso ce l'hai il bastone. No, ma quello non mi serve poi. Poi ti serve se devi lanciare le stregonerie. Vedi? Forza e intelligenza, perfetto. B e C fa. Ed è bello perché non ha nessuna abilità e ti fa fare l'abilità dell'acqua.
qualcuno quando li trova li deve completare. Per i posti. Mamma mia, il Perry gli ho fatto! Gli ho fatto il Perry al. Glielo. Sì. Muore comunque. Quando li fa, però li fa danno a lui. Sì, ma gliele faccio, però il problema è che lui me ne fa 50 volte 50. Tanto. C'è niente, si capisce niente. Da solo il fatto che ci sto provando probabilmente non lo so, dovrebbero darmi un premio speciale dovrebbe... Quanti oggetti ci sono?
Sei ancora in gioco? Ah no, perché non gli faccio più danno? Ho capito il momento per fargli quel pe... vabbè, ma che... Hai tipo lo 0,5 per secondi di tempo. La capanna e non mi fai entrare. È la capanna. Mi d'oro. Ma non è quello. Dai, se... Qua per forza ci deve essere qualche chiesa. Non mi può fare una capanna in mezzo a voi.
che effetto? Lacrima, lacrima. Che cazzo era quella roba lì? Boh. Minchia, non me lo ricordo vero. No, era di qui. Inferno del maestro. Tutto sì. Ci mancherebbe. No.
comunque non è impossibile. Cioè, bisogna... bisogna avere culo. Questo bisogna avere culo. Perché è talmente tutto a caso quel combattimento che non si capisce niente, che speri che rotolando non ti prende, gli fai un paio di colpi in più. Non c'è altro veramente, non c'è altro che ci puoi fare. Mente drop. Voglio provare a fare ancora una cosa e poi sta. Ah dai, ma perché mi devono rompere il cazzo queste poi, madonna di Dio. Ma vaffanculo, va. Pandemic, se mi devono rompere il cazzo le capre mentre faccio uno scontro di merda. Dio bastardo di Dio. Dio bastardo. Baluardo del castello. Allora, quindi è bastardo. Trade again. Potrei potenziare la strada, però non lo so. Spero poi quando non arrivo.
Figo. Ma tu che c'hai alta difesa, c'hai alto quello di cosa, no? Forza e destrezza quando c'hai? Perché ti fa? Forza e destrezza? Ho 22 forza e 20 destrezza. Buono, cioè puoi fare il tuo wheel. Sì. Io sto provando due spade dritte e fa una mozza. Vediamo cosa. Ho rotto il boss. L'hai rotto? Completamente rotto. Hai visto? Ho posato il pad. Come hai posato? Praticamente ho posato il pad e sta combattendo uno spirito. E il boss non va avanti oltre una linea. Cioè lui sta lì. Tu devo fare? Sì, adesso anch'io sto tirando l'arco. Sull'arco. Siamo in. Non va più avanti di così. Ho rotto il boss. Questo è un po' la questione magari delle boss fight in campo aperto, no? In open world cosa succede? Sì, vorrei con meno male finora cosa. Queste 40 ore. Il video che sei guarda. Hai visto? Hai messo lei? Dicevo che si sta guardando la. Cosa fa? Ma no, questo è proprio tieni l'altro. Io mi sono seduto a guardare lui che faceva pure il bot. Bene, guarda bene. Sei nella zona sud allora, se senti uno cantare. Però no, sono dall'altra sponda, io mi ero solo affacciando. Vabbè, tanto ci vai di là. Lo vedi quando si. No, dopo la
fare tutta la parte sinistra. Invece mi farò poi la parte quella del lungo lago, quella sotto il lago mi manca. E poi mi faccio, e poi provo a fare il drago. Quello è il fiume, tanto lo faccio. Faccio il fiume e poi faccio il lago. Il drago proprio. Ho preso anche un anello contro il fuoco, un po' di roba ce l'ho. Ma l'hai fatto il drago? No, l'ho fatto un giorno per provare. Cioè, sinceramente mi ha fatto. Ma non l'hai battuto? Però ormai l'ho combattuto. Il danno lo faccio. Il problema è. Allora si deve fare all'inizio a cavallo. Quando lui scende. Perché tu con cavallo sei veloce, quindi lo devi. Poi tu che fai? Ti vai ad avvicinare, appena lui scende. Lo puoi colpire anche col cavallo, però a piedi forse è meglio perché non fare la parte. Esatto. Una volta che cade penso che fai. Guarda come cado. Che culo. Che culo. Uscivi ed entravi. Che la cenere. Io non so se farmi. Adesso ho trovato la spada. E poi penso che le spec si può fare, se tu poi vuoi modificare. Sì, adesso sì, tu i punti li hai messi su destrezze e cose. Sì. Ecco, mi fa, funziona. Attacco folgorante, perfetto. Meno male. Ventisei ore già ci ho giocato il Darwin. Ah, non è un centro da centro. Perdete. Non lo posso ancora fare, mi serve 28 a fede. Folgore. Una folgore che si traduce in questo.
stellare di portare. Tutte queste sono state ripetutamente draghi qui. Bello. Questa scala di ferro. Hai usato il libro? La posso mettere ora una di fuoco? Oppure? Una di fuoco. Proprio. Immolazione. Ah, se tu, ora hanno messo che tu gli incantesimi, se li tieni caricati, aumentano di potenza. Vediamo. Alla prossima.